voi credete in Cristo, credete nel Signore Gesù, popolo di Naro. Gloria a te, Padre. Gesù è la via, la verità e la vita. Anche tu hai bisogno di Gesù. Credi nel Signore, credi. Non abbiamo preso i Vangeli. Amen. Credete nel Vangelo, credete nel Signore Gesù, è l'unica speranza. Leggete la Bibbia, credete nel Re dei Re. Siamo nei tempi della fine, avvicinatevi a Gesù. Alleluia. Avvicinatevi a Gesù Cristo e allontanatevi dal peccato, allontanatevi dall'idolatria, cercate Dio in spirito e in verità, perché Dio è spirito. Dio vuole vedere veri adoratori in spirito e in verità. Non vi inchinate davanti agli idoli di legno, le statue, le immagini. Gloria a Dio. Sono cose senza vita. Alleluia. Ma Gesù è vivente. Gloria al Signore. Lo Spirito Santo è vivente. Lui vuole entrare nel tuo cuore, vuole illuminarti. Alleluia. Alleluia. Se tu preghi una statua, la statua non ti ascolta. Ma Dio ti ascolta se tu preghi con umiltà. Alleluia, leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, avvicinatevi a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Gesù è la verità. Gesù è la verità. Gesù, Signora, Gesù. Gesù è la speranza. Gesù è la salvezza. Credete nel Vangelo. Avvicinatevi al Signore Gesù Cristo. Gloria a te, Signore. Guidaci, Padre. Alleluia. Gloria a Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Le mie parole durano in eterno. Abbiate fede in Gesù Cristo. Abbiate fede nel Signore dei Signori. Alleluia. Abbiate fede nel Re dei Re. Abbiate fede nel Messia. Alleluia, gloria a Cristo. Gloria a Dio. Santo sei Gesù. Gesù è la vita eterna. Dice la Bibbia, questa è la vita eterna. Che conoscano te il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Perché Dio ha mandato Gesù nel mondo per salvare l'umanità. Oh popolo che ascolti, non rimanere nella ribellione, non rimanere nel peccato, non rimanere lontano da Dio, nei tuoi cattivi pensieri, nei tuoi vizi, o nella tua idolatria, o nella tua testardaggine, ma avvicinati a Cristo, perché i giorni sono malvagi, i tempi sono difficili. Epidemie, terremoti, carestie, guerre. Alleluia. Il mondo soffre. Avvicinatevi a Gesù, perché Gesù vuole perdonare i tuoi peccati. Gesù vuole cambiare il tuo Alleluia, cuore, gloria il a Dio. Tuo cuore di pietra. Guidaci, Padre, gloria Gesù vuole perdonarti, alleluia. Gesù vuole spezzare le catene. Gesù vuole darti un futuro, una speranza. Credete al Vangelo, alleluia. Chi ha orecchi da udire, oda. Ravvedetevi dei vostri peccati. Riconciliatevi con Dio. E il Signore vi farà grazia. Perché Lui è l'Iddio dell'amore. L'Iddio della misericordia. L'Iddio vivente, che non è una statua di legno, come tanti di voi siete abituati
a venerare le statue, le immagini, accendere candeline, fare riti davanti agli idoli, quelle cose non servono. Pregate Gesù in spirito e in verità. Alleluia. Amen. O voi che ascoltate questo messaggio, pregate solo il Signore. Alleluia. Perché la Bibbia dice che c'è un solo Dio. Grazie Gesù. E un solo mediatore tra Dio e gli uomini. C'è un solo Dio che ha mandato suo figlio nel mondo per darci la redenzione, la salvezza, il perdono dei peccati. È solo Gesù che ci può dare il perdono dei peccati, non un uomo, non un cosiddetto prete o parroco, ma è Gesù l'unico che ci perdona. Amen. Pregate Gesù, amen. Avvicinatevi a Gesù. Gesù vuole darvi il perdono. Gesù vuole darvi la salvezza. Credete in Gesù. Convertitevi a Gesù. Alleluia. Convertitevi a Gesù Cristo e allontanatevi dagli idoli. Allontanatevi dal peccato, avvicinatevi a Cristo. Noi siamo nei tempi della fine, cari della Sicilia. Noi siamo nei tempi più difficili della storia. Avvicinatevi al Signore dei Signori. Pentitevi di ogni peccato. Avvicinatevi al Re dei Re. Oh, alleluia, perché solo nel nome di Gesù c'è speranza. Solo nel nome di Gesù c'è salvezza. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gloria a Gesù. L'unica via che porta in cielo è Gesù. Non pregate cosiddetti santi o cosiddette sante. Ciò è sbagliato. Il vero cristianesimo si fonda in Dio solo, in Cristo. Noi dobbiamo pregare Gesù. La Bibbia non dice che noi dobbiamo pregare i santi o pregare cosiddette madonne. Dobbiamo pregare il Signore. Questo dice la Bibbia. Alleluia, avvicinatevi a Gesù Cristo il Signore. Avvicinatevi a Gesù il Re dei Re. Gloria a te, nome, Signore. Credete nel Vangelo, alleluia. Credete in colui che morì alla croce, l'agnello di Dio. Alleluia. Cristo vive. Ad altri nomi sarai deluso. La Bibbia dice: non avere altri dei all'infuori di me. Perché il vero Dio è il Dio di Israele. Il vero Dio è il Padre. Il vero Dio è Gesù. Alleluia. Il vero Dio è quello che ci insegna la Bibbia, di non farci immagini, sculture, idoli, ma di pregare solo Lui in verità. Santo, santo. Alleluia, avvicinatevi al Signore. Gesù è morto per noi alla croce. Gloria, Signore. Gesù è morto per te alla croce. Gesù vuole perdonare i tuoi peccati. Lui è il Messia che Dio ha mandato per salvare il mondo. Gesù vuole perdonarti. Gesù vuole illuminarti con la sua parola, perché la parola del Signore è la vera luce. Avvicinatevi al Vangelo, avvicinatevi a Gesù, alleluia.
perché il Signore è la vera luce, Gesù è la speranza. Abbiate fede, alleluia. Convertitevi al Signore Gesù Cristo. Leggete il Vangelo. Leggete la parola di Dio. Credete nel Re dei Re. Credete nel Signore dei Signori. Credete in Gesù. Gesù è l'unica salvezza. Gesù è l'unica speranza. Lui vuole illuminare la tua vita. Gloria a Dio. Vuole darti la guarigione dalla peggiore malattia, che è la malattia del peccato. La peggiore malattia è il peccato, che rovina il cuore, rovina l'anima. Ma Gesù ha dato il suo sangue alla croce, alleluia.